di oggi iscritti al casting ufficiale di Io Canto. Se io potessi, se io fossi capace, scriverei il cielo in una stanza, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità, dove dopo il sorriso. Eccoli qui i nostri artisti di oggi, tutti insieme, hanno finito la loro faticaccia. Vogliamo i tre signori della giuria con noi. Anna, Alessandro, Flavio, con questo cognome altisonante, Flavio Bocelli, è un cognome serio questo. Allora, siamo pronti, voglio con me Vilma Bombardelli, naturalmente. No, ma io posso fare anche da qua. Ti piace da lì, va bene, stiamo lì. Per i bambini. Te li guardi tutti. Grazie. Brava! Vi posso dire che mi avete dato una grande emozione. Anna, ti hanno sorpassato come emozione. Perché lei era da sola, voi siete in tanti. Perché Anna vi ha sempre dato delle grandi emozioni perché ha una voce splendida. Per voi qualche cosa oggi veramente grazie. Sì, poi grazie ai genitori, che tutte le famiglie che sono loro la forza motrice dei bambini. E vi ringrazio anche della gioia che voi le date a loro, perché veramente oggi le avete dato una bella gioia. Grazie. Ringrazio soprattutto il centro commerciale Le Corte Franche. Ringrazio il nostro direttore, speriamo che lei ci senta in questo momento, ma soprattutto tutte le persone che lavorano qui al centro, che hanno dato a noi una grande collaborazione. Grazie. E ricordatevi che noi poi ci vediamo sempre per Io Canto. Domenica 10 giugno, pertanto saremo ancora qui e forza Lombardia, ragazzi. Avanti. Mi raccomando, sempre così. Presidente, grazie. Di giuria, venga da me. Lo avevamo immaginato, c'è un piccolo problema. No, non si chiama problema, si chiama pari merito. Ok, sì. Però i premi per il momento qui fisici ne abbiamo solo tre. Poi dopo, a quello pari merito, a chi non riceverà il premio, sarà dato dopo dietro. Ecco, fisicamente sono tre le buste, ma c'è un pari merito e quindi sono quattro, diciamo, gli prescelti. Insomma, poi lo ripeto perché non voglio dubbi, tutti avranno il proprio video a Milano. Questa giuria oggi ha deciso così. Direi che cominciamo dalla quella che chiamiamo la terza classificata, perché poi si va a seconda e poi c'è il pari merito sul primo, tra l'altro, sul primo classificato. Devo trovare i vostri fogli, ragazzi. Allora, abbiamo dato una preferenza come terza a Giulia Enrigo numero 6. Eccola qui, con la sua Amor Mio di Mina, vero? E questi sono i tuoi biglietti. Vieni, stai qua davanti con noi, Giulia. Poi, al secondo posto, si è classificata oggi Silvia Guerini con l'interpretazione di Bjork. Alessandro, la premia. Ecco, adesso uno dei due primi classificati, poi la busta l'avrà, quindi in questo momento la foto la faremo con la busta condivisa. Si aggiudicano il primo premio a pari merito Massimo Lentini e Alessia Panza. Massimo Lentini con Adagio di Laura Fabian, Alessia Panza con questo brano di Bocelli meraviglioso. Ragazzi, che dire, davvero bravissimi tutti. Grande sforzo, no, non la rompiamo, se no buttiamo via il premio. La tengono entrambi, perché se qualcuno vuole fare appunto in questo momento delle foto, vedo che ci sono tanti genitori che stanno fotografando, si condividono questo premio, ma solo momentaneamente, poi ognuno avrà il proprio. Adesso ci apriamo un po', vorrei un applauso per tutti coloro che hanno partecipato. Voglio ringraziare personalmente Marco e Alessandro
ci hanno seguiti per la parte audio e video. Voglio ringraziare tutti voi che ci avete seguiti fino a qui invece. E se avete voglia, se vi piace sentire cantare questi ragazzi, ci ritroviamo domenica prossima a partire dalle 16.30 sempre qui alle Porte Franche. Grazie e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.